sono Massimo Salvatore. Come eliminare la pancia? Blogspot.com. Se tu o un tuo caro desidera perdere peso e avere una pancia perfetta, queste saranno le righe più importanti che potrai mai leggere. Le maglie ti stanno strette, sei obbligata a sbottonare i pantaloni a fine pasto. La pancia è una delle zone più sensibili del tuo corpo. Essendo una riserva di grasso, si gonfia, accumulando adiposità. Segui i nostri consigli per ottenere un ventre piatto e un vitino da Vespa, senza fare troppi sacrifici. Ecco qualche consiglio per sopperire a questo fastidioso problema. Mangia con calma. Mangiare in piedi, frettolosamente e in luoghi affollati, favorisce l'ingestione di aria e rallenta la digestione. Cerca di mangiare seduta a tavola per almeno mezz'ora e mastica bene ogni boccone. Mangia in modo equilibrato 25-30 g di fibre al giorno, cereali integrali, frutta e verdura, legumi, sono indispensabili per un buon transito intestinale. Se in quantità eccessive, invece, possono irritare l'intestino e favorire il gonfiore. Punta sulle verdure, sono facili da digerire, drenano l'organismo e facilitano il movimento intestinale. Attenzione ai farinacei, legumi secchi, patate, perché poco adatti a stomaci e intestini delicati. Mangia proteine. Carne, pesce e uova permettono di fare il pieno d'energia e proteine senza fermentare, né aumentare il volume nello stomaco. Prenditi cura del tuo sistema digerente, se hai difficoltà a digerire, fai una cura di probiotici, in farmacia. Se soffri di stitichezza, invece, fai una cura di prugne e fichi ogni mattina per qualche giorno. Respira. Una buona respirazione fatta con la pancia aiuta a eliminare le tossine dall'organismo. Stesa supina, metti una mano sulla pancia, inspira a pieni polmoni fino a gonfiare la pancia, la gabbia toracica e poi il diaframma, ed espira in senso inverso. Ecco qualche semplice soluzione per ritrovare la forma perfetta. Fai movimento. Per eliminare il grasso intorno al girovita, devi attingere alle tue riserve. La soluzione migliore è praticare regolarmente, 3 volte a settimana, per almeno 30 min, uno sport di resistenza, corsa, marcia veloce, nuoto, bicicletta, aerobica. Limita gli zuccheri. Gli zuccheri, dolci, caramelle, bibite e i dolciti raffinati favoriscono picchi di insulina nel sangue che causano un accumulo di grasso sul girovita. Opta piuttosto per i glucidi non trasformati, cereali, riso, pasta integrale. Limita l'apporto energetico. Quando il tuo apporto calorico è più alto rispetto a quello che bruci, ingrassare è una conseguenza inevitabile. Diminuendo le calorie ingerite il tuo metabolismo andrà a bruciare il grasso. Tonificare. Spesso facciamo una vita troppo sedentaria. Inoltre, tendiamo ad adottare posizioni sbagliate. Da seduti, ci rilassiamo e tendiamo a metterci storti. Le conseguenze sono il rilassamento addominale, la tendenza a mettere il bacino in avanti e il calo del tono muscolare. Ecco i nostri consigli. Stai diritta, la pancia è legata alla schiena, scapole, clavicole, sterno e al bacino. Cerca di stare dritta e contrai gli addominali più spesso possibile. Pratica uno sport per affinare il girovita. Ginnastica, sport da combattimento, danza, canoa. Fai gli addominali. Se farai 10 minuti di esercizi tutti i giorni, facendo sempre attenzione a tenere la pancia in dentro, avrai presto un ventre piatto e tonico. Ti è piaciuta questa informazione? Sottoscrivere al canale, dare un piace e lasciate un commento. Visita il sito, comeeliminarelapancia.blogspot.com.